Grazie a tutti di essere qui. Ovviamente questo evento di stamattina a cui partecipo nell'ambito della cornice del meeting è veramente una grande opportunità per ricordare la centralità della persona, dei nostri concittadini, delle difficoltà che stiamo vivendo a livello geopolitico e quindi a livello italiano. Anche stamattina il prezzo del gas continua a salire, siamo a circa 300 euro a kilowattora ed è urgentissimo riuscire ad approvare il tetto massimo europeo al prezzo del gas. Non possiamo perdere altro tempo e su questo voglio dirlo chiaramente, sul tetto massimo al prezzo del gas e il tetto europeo ci sono troppe ambiguità, ci sono troppe timidezze, soprattutto dalla coalizione di centrodestra. Io non capisco che cosa abbiano contro questa misura, che è l'unico modo che abbiamo per fermare l'incremento del prezzo del gas che sta continuando a salire. Lo stesso vale per quanto riguarda i conti pubblici. Non può essere una campagna elettorale in cui si continua a fare promesse e si continuano a fare promesse che valgono centinaia di miliardi di euro. La sicurezza economica del nostro paese è suprema, è un bene supremo. Se noi in questo momento spendiamo la campagna elettorale a fare promesse che non stanno in piedi, l'unica cosa che faremo è sfasciare i conti dello Stato e questo non ce lo possiamo permettere. Ed è per questo che come impegno civico noi abbiamo preso un impegno in questa campagna, che è quella di fare proposte che siano realizzabili. Il tetto massimo al prezzo del gas, ma anche il salario equo. Il salario equo significa pagare i nostri giovani per quello che valgono. Col tetto massimo al prezzo del gas torniamo ai prezzi, ai costi delle bollette prima di questa crisi. Se oggi una famiglia paga 500 euro, torniamo a 100 euro, come pagava prima. Col salario equo paghiamo i nostri giovani per quello che valgono. Molti hanno studiato, si sono formati, ma alla fine vengono pagati e sottopagati. Col salario minimo evitiamo gli stipendi da 2-3 euro all'ora, che sono sfruttamento e non lavoro. E poi infine quello che riguarda l'autonomia di una persona, di un giovane, potersi fare una famiglia, accedere ai mutui. Oggi i mutui non sono accessibili e vogliamo lavorare a un fondo di garanzia che consenta ai giovani under 40 di poter accedere ai mutui senza pagare l'anticipo e con una garanzia al 100%. Questo significa cominciare a costruire un paese che guarda al futuro. Come impegno civico lo faremo, io sono sicuro che andremo ben oltre il cosiddetto 3%, andremo abbondantemente oltre il 5% e potremo portare in Parlamento i parlamentari che servono a evitare lo scacco degli estremismi, perché siamo nati per evitare lo scacco degli estremismi.